Cosa, come? Non hai mai sentito nominare il Millennium Falcon? Veramente no. È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 anni. Bentrovati qui e in questa nuova puntatissima di Kessel Run. Che puntata è? Che numero di puntata è? La numero 66. Per cui oggi Order 66, come se non ci fosse un domani. Allora, come vedete, oggi sono un po' in versione pappone Star Wars, perché sono qui sul mio bel divano spaparazzato, come al solito in versione un po' nomade. Aspetta, faccio un po' di advertising celato con lo zainetto di Lega Nerd. Sono qui perché siamo un po' una versione nomade, insomma questo format di Lega Nerd non ha mai un giorno, è sempre un bordello, insomma è molto fatica a gestirlo, ma comunque visto che mi seguite sapete benissimo di cosa parlo, cioè comunque oggi è il mio fogliettino, sarà molto molto TG questa cosa qui, però insomma c'è un sacco di roba da parlare, per cui insomma cominciamo a chiacchierare. Però devo fare subito una preview prima di fare la solita, anzi faccio subito la solita pubblicità, la spiegazione eccetera eccetera. Mi raccomando, voi questa puntata la potete rivedere sempre sul canale Twitch di Lega Nerd, oppure la potrete riascoltare sui vari podcast su iTunes, Spotify, Spreaker.com oppure leganerd.com/podcast, la potete ascoltare in versione audio. Logicamente, essendoci comunque abbastanza un numero medio di immagini di spiegazioni visive, per chi ci ascolta in podcast bisogna che in qualche modo insomma cercherò di descrivergli le immagini, ma insomma deve lavorare un po' con la fantasia. Comunque ho fatto una anti pubblicità verso i podcast, ma poco importa, ma poco in podcast, ok. Allora, da adesso in poi in realtà io sono sempre, cioè mi piace raccontare i rumors, questi rumors che arrivano, adesso stanno cominciando le acque, il bollitore dei rumors sta cominciando a bollire, stanno saltando fuori un sacco di cose, un sacco di indiscrezioni, un sacco di idee sull'ipotetica trama, insomma si comincia a parlare di ciccia, della storia di questo episodio 9, di questo The Rise of Skywalker, per cui insomma è una sorta di avviso, io cerco sempre di avvisare, però insomma sappiate che qui parliamo anche di cose che magari a voi non interessano, non volete scoprirle prima della visione del film, per cui siete comunque avvisati. Io di base vi avviserò ogni volta che c'è qualcosa da dire di teorico o di supposizioni, di ufficiale logicamente non c'è nulla, però ecco, ma ripeto, stanno saltando fuori delle cose che sono abbastanza e potenzialmente molto interessanti, per cui uomo avvisato, mezzo salvato. Allora, partiamo subito e entriamo subito nel discorso di The Rise of Skywalker, e qui ci vedete subito il nostro ormai famosissimo, quasi direi inflazionato da questa presentazione del San Diego Comic Con che si è concluso qualche settimana fa, carissimo Sith Trooper. Ok, si sta parlando tantissimo di questo Sith Trooper, nelle puntate precedenti che avete ben seguito si era parlato di questo soldato speciale, di questa guardia rossa, no? Vi ricordate che avevamo identificato il colore rosso come appartenente a queste guardie di qualcuno di importante a livello imperiale prima, del primo ordine adesso, per cui insomma sembrava che queste voci urlassero in maniera molto forte "Vuttana, queste sono le nuove guardie private di Kylo Ren". Ecco, in realtà questi rumors stanno cominciando a girare, stanno cominciando ad arrivare, l'amico dell'amico dell'amico che ha detto però un amico affidabile eccetera eccetera, sapete com'è questa regola, però occhio perché spesso le cose magari non corrispondono alla verità, ma però ci indicano comunque la via giusta, per cui vi ripeto, uomo salvato, mezzo avvisato. Uomo avvisato, avviso uomato, salvato mezzato. Ok, questo è il discorso. Per cui, facendo un po' di gag sulla mia dislessia cronica,
Ci sono un po' di novità per questo personaggio, alcune rilevanti giusto, ovvero che ci saranno varie tipologie di Sith Trooper, per cui si parla già di qualcosa, di una versione di questo soldato rosso col jetpack, per cui potrà volare e incazzarsi dall'alto. Tra l'altro, l'ho detta io in maniera molto nella mia testa, molto così, l'ho buttata lì, ecco. Però vi ricordate bene il trailer in questo inseguimento tra Poe, e poi c'era anche C-3PO, se non ricordo male, anche R2-D2 sopra questo speeder, no? Su questo pianeta che si dice sia Tatooine, che venivano inseguiti da questi soldati del primo ordine col jetpack. Esatto. Quando ho letto questa informazione, ho subito pensato: stai mo' a vedere che invece, siccome sappiamo che Disney si diverte negli ultimi anni a manipolare il trailer, quelle immagini lì dove vediamo vagamente, in maniera molto sfocata, quello che sembra una sorta di Stormtrooper o Trooper bianco del primo ordine, stiamo a vedere che in realtà quello è proprio uno di questi Sith Trooper rossi che hanno cambiato nella scena per non spoilerarsi. Infatti il trailer è uscito ad aprile, prima ancora della rivelazione di questo Sith Trooper, per cui ci potrebbe stare come gioco, diciamo, per la promozione di questo film. Per cui interessante. Il rumor invece che contraddicono completamente quello che noi pensavamo di sapere sul discorso di guardie personali di Kylo Ren, invece è ben altro, è tutto il contrario, ovvero che queste guardie, mi raccomando, attenzione, se non volete saperlo, vaporizzatevi, che queste guardie in realtà siano sì guardie, ma non di Kylo Ren, ma in un certo qual modo dell'imperatore Palpatine, che in realtà, come possiamo immaginare, in realtà è morto fisicamente, ma con l'aiuto della forza sta cercando, o probabilmente, non lo so, questo lo dico io, sta cercando le forze per poter reincarnarsi, una cosa che abbiamo visto un migliaio di volte, pure se già reincarnato, insomma, questo onestamente non ci sono rumor sull'imperatore Palpatine. Però si parla di questi Sith Trooper, di questi cazzutissimi Sith Trooper, che vi ricordiamo, ricordano moltissimo i Death Trooper che abbiamo visto in Rogue One. Io ho questa sensazione, conoscendo, facendomi un po' di viaggi, no? Conoscendo comunque più o meno le tipologie dei trooper, che questo Sith Trooper in realtà sia un'evoluzione diretta del Death Trooper. Il Death Trooper rispondeva comunque a Krennic, alcuni Death Trooper ri rispondevano comunque a Darth Vader, per cui sono soldati scelti, addestrati, super cazzutissimi, tra l'altro li abbiamo visti in azione alla fine di Rogue One. Sono soldati che, a differenza dei classici Stormtrooper, non sbagliano un colpo. Per cui, se questo Sith è un'evoluzione di questo Death Trooper, ce ne sarà da vedere parecchia. E speriamo che gli diano il giusto screen time per poterceli godere al massimo. Ecco, in questo caso avrebbe più senso, perché vi ricordate che c'era questa contraddizione: ma come Sith Trooper? Perché però è la guardia di Kylo Ren, non so quanto abbia senso. In realtà, cambiando questo rumors, in questo senso avrebbe molto, ma molto, ma molto più ragione di esistere. Per cui questi soldati sembrano bloccati in questa sorta di flotta potentissima che fa parte del piano di Palpatine pre-morte, nascosti nell'orlo esterno. Si parla da tempo, questo è uno dei primi rumors, che in questo episodio 9 finalmente scopriremo tantissime cose dell'orlo esterno. Si è sempre sentito parlare dell'orlo esterno, si parla che di questo Snoke che arriva dall'orlo esterno, che arriva dall'orlo esterno, per cui con l'arrivo di Palpatine, insomma, con tutte queste nozioni, questi rumors mai svelati più o meno, ma sì, se ne parlava, io mi sono fatto un po' un quadro generale in cui potrebbe essere che realmente Snoke sia stato in realtà Palpatine sotto mentite spoglie, cioè che la sua essenza facesse parte del corpo di Snoke. Kylo ha ucciso Snoke, stupendo, diciamo così, l'imperatore Palpatine, che ha dovuto trovare un altro corpo in cui entrare. Lo so, suona malissimo, però ci sta nella mitologia Star Wars, nell'universo Star Wars, questa cosa ha senso, si è già visto più volte. Parliamo di Universo Legends, ma vi ricordo bene che, insomma, il Legends serve come bacino dove Lucasfilm coglie a piene mani e riporta in queste nuove storie, per cui ha molto senso e potrebbe essere così, in effetti. Per cui Palpatine è incazzato come una bestia perché credeva di manipolare Kylo, invece Kylo, strac, colpo di coda. Ok, per cui questa cosa, che magari loro sono tutti messi là nascosti, Kylo scopre questa cosa qui, però
questo fa sempre parte dei rumors, e l'obiettivo primario del primo ordine, appunto, scusate, mi sono ripetuto, è andare a beccare questi, questa flotta dell'ex impero, boh, o del primo ordine, oppure proprio da questa cosa che sarà un po' la genesi di tutto, sfuggito di mano ancora prima che Kylo venisse preso dal primo ordine, il suo ruolo è andare a cercare questa flotta per essere ancora più potente e per dominare l'universo. Come farà a raggiungere questa flotta? Si parla di una sorta di oracolo, non so, figura classica, non vi sto a dire altro perché vabbè, in realtà insomma, ci sono dei rumor ben precisi, questo è il discorso. Si parla, ed è una cosa molto interessante, che trova già alcune corrispondenze, vediamo se andiamo avanti cosa succede. Oh, sbababam! Eccolo qua, qui la vedete in versione bassa risoluzione, in scatolata nel box, questo è Armada, una serie di giochi da tavolo con l'aiuto di miniature che è già da tempo presente, però ogni anno rinnovano con l'arrivo di veicoli nuovi, arrivati da nuovi prodotti Star Wars, per cui anche The Rise of Skywalker avrà le sue navi nuove. Questa è la prima, che si chiama Onager, ok? E qui la vediamo un po' meglio, scatolata e in alta risoluzione, una risoluzione sicuramente migliore. E questa, tra l'altro, è uno Star Destroyer, come vediamo, molto particolare, ricorda un po' la nave, il vascello di Snoke in orizzontale, ma ricorda palesemente anche gli Star Destroyer, per cui è un'astronave dell'impero barra primo ordine. Adesso non so più come nominarli, giusto per tornare indietro, però comunque sì, parliamo del primo ordine, oppure fa parte di questa flotta. Come notate, questa nave, qui lo si nota ancora meglio, c'ha un canale centrale. Questo canale centrale si vocifera già che possa essere una sorta di canale per incanalare, scusate, il raggio di distruzione di questi veicoli, perché a quanto pare l'imperatore, in questo mezzo stato dormiente ma attivo, vi ricordate comunque Star Wars Battlefront 2, in cui l'abbiamo visto in questi emissari sempre rossi, ribadisco che secondo me lui non è mai morto a livello mentale, queste navi abbiano incapsulato la tecnologia della Morte Nera, per cui possano distruggere o danneggiare pesantemente dei pianeti. Questo rumors arrivava prima dell'uscita di questa immagine, per cui è molto interessante vedere questa sorta di corrispondenza, ok? Per cui questo è il primo veicolo spoilerato appunto da Armada in un certo qual modo, spoilerato ma sicuramente sotto un sì una pacca sulla spalla, fatelo pure perché dobbiamo cominciare a far parlare i fan, ma non è l'unica nave. La seconda nave riguarda la ribellione. Immagino qui si è già parlato anche sempre con gli amici di GuerraStellare.net che la colorazione di questa nave, qui lo vedete meglio, innanzitutto si chiama, non me la ricordo perché si chiama, scusatemi, Nadiri Starhawk. Immagino che Nadiri sia il nome e Starhawk sia la classe. Torna molto col design della ribellione, ve lo ricordate, la Nebulon 5, l'astronave infermeria che abbiamo visto nell'Impero colpisce ancora, insomma il design è più o meno quello, va un po' in verticale, va un po' in orizzontale, comunque fatto sta che queste due, entrambe le navi sono veramente bellissime, mi piacciono di brutto, come mi piaceva poi anche il vascello di Snow, per cui insomma incrociamo i diti. La colorazione della Nuova Repubblica, vi ricordate il logo, il simbolo giallo e blu? Esatto, le colorazioni sono della Nuova Repubblica, perché in realtà invece nella scatola c'è il logo della ribellione. Perché? Perché in realtà adesso la Nuova Repubblica non c'è più, è stata distrutta e si è riformata questa ribellione. Per cui, mega pugnettone galattico, rimane il fatto che la ribellione si impossesserà molto probabilmente di una nave della Repubblica e sarà la nave della ribellione, insomma. Sono quisquiglie, però per far capire che questa colorazione comunque è una bellissima citazione, è un bel rimando e aiuta soprattutto la mia testa di voler vedere tutto compatto, aiuta a spiegare ancora questa cosa qui, molto figo, mi gasa. Per cui insomma, tanta robina, come potete vedere, la Onager fighissima, secondo me stratosferica, con questa sorta di mega canalone che può sparare questi raggi mortali verdi che distruggono i pianeti, e appunto la Nadiri classe Starhawk, mi viene da dire, ma è una cosa che do io. Perfetto, andiamo avanti. Oh, qui si parla di Carrie Russell, la signorina, la bruttissima signorina che vedete qui, che è Carrie Russell, avrà un ruolo a quanto pare molto importante, stesso discorso di prima, se non volete sapere andate oltre. Lei sarà di base questo personaggio, cioè Zori Bliss, personaggio misterioso, mai apparso, sconosciuto,
che ha tantissimo da Bounty Hunter, nel senso che è quel classico personaggio che mi dà l'idea che sia indipendente, che vive senza regole, che ha la sua nave, il vascello privato, che fa sdazzo, che di qua di là fa contrabbando, eccetera eccetera. Insomma, un cacciatore di taglie, una sorta di canaglia, come lo poteva essere Han Solo, come poteva essere Boba Fett e via dicendo. Insomma, quel tipo di personaggio molto western che conosciamo benissimo e che fa parte della mitologia di Star Wars. Sembra però molto legato al passato di Rey. Attenzione, il passato di Rey non è una sorta di immaginato molto spizzato, ma il, cagate, incredibile, ma il passato di Rey in realtà è il suo passato, cioè quello che noi non sappiamo dei suoi genitori, della sua nascita, del suo sogno che abbiamo visto in The Force Awakens e che il buon Rian Johnson ha ben pensato di secondo me, ribadisco, gli voglio bene a Rian Johnson, poverino, è un buon patacca, però secondo me lui, io non so perché, ma come vi ho detto altre volte, quando Kylo la smentisce, dice ma no, sono due stronzi lì che ti hanno venduto per del cibo, per dell'acqua, in realtà la sta manipolando, ha molto più senso, io non ci ho mai creduto a questa cosa qua, e ci può stare benissimo, per cui poteva essere vero come non poteva essere vero, perché secondo me quella cosa lì di Rian Johnson è stato anche fin troppo gentile, visto tutto il resto, tutto il massacro che ha fatto durante il film, però gli ho detto, senti qua, io la butto lì, ma tanto è Kylo che la dice, può essere tranquillamente un manipolatore, e ci sta. Per cui, cosa succede? Cosa succede in città? Zorri Bliss in pratica sarebbe, alcuni voci la vedevano come madre di Rey, e volendo la somiglianza ci può anche essere, gnocca di qua, gnocca di là, perché non essere parenti, ok, tra l'altro anche un fisico discreto, insomma è un grandissimo pezzo di gnagna, come si vuol dire in maniera molto gentile, con tutto il rispetto, però potrebbe anche essere una cosa, e questo mi fa un po' specie, perché questo potrebbe essere, ma sembra un po' la storia, il rumor della storia di The Mandalorian, questo Mandalorian che si dice che trovi questo bambino che debba uccidere, che poi alla fine lo salva, lo porta, insomma lo protegge, per cui potrebbe anche essere una roba simile, no? Che con l'aiuto di questa astronave che abbiamo visto nel trailer, vi ricordate che ho detto subito, ah, oh, cazzo, l'astronave che si vede nel sogno di Rey quando viene lasciata, che dice no, no, non andartene, no, che invece in realtà sembra essere in effetti un A-Wing, non si capisce un po', però potrebbe essere legata a questa cosa e potrebbe essere stata lei a proteggere, a portare Rey su Jakku. Però sono tutte speculazioni queste, in realtà divertiamoci con questo Toto Star Wars, ma in realtà di ciccia ancora non ce n'è molta. Ok, qui invece vediamo un'altra roba interessante, probabilmente o è stato fotografato da un missile aria-aria o da un satellite oppure da un drone militare, perché tutte queste robe qui o sono state messe sopra per fare gli imbecilli, però fatto sta che qui vediamo un X-Wing completamente arancione, molto molto figo, prevedo un nuovo ennesimo set di un X-Wing tutto arancione, ma già l'arancione a me fa impazzire, l'X-Wing fa ancora più impazzire, quelli del primo ordine, della resistenza mi piacciono un botto, per cui ben vengano. Si vocifera possa essere il nuovo X-Wing di Poe Dameron, ma qui insomma, sono poi speculazioni. Oh, perfetto, direi che più o meno per quello che riguarda episodio 9 per il momento è tutto quello che più o meno c'era da dire durante la settimana. Io non lo so perché non sto vedendo i vostri messaggi, ma temo di aver fatto tutto il tempo, ma non lo sentirete voi, lo sentiranno i ragazzi del podcast. Mi fermo un attimo guardandovi un attimo se avete dei messaggini, vediamo qua. Ciao a tutti, buongiorno Sam, buongiorno, abbiamo anche Gigi, immancabile, sarà fatto mio signore, uccidiamo tutti i Jedi, grande. Davide Strai, buongiorno, finalmente riesco a vedervi live, bella Roby, purtroppo l'orario serale non ha pagato, ammetto che non ha pagato, per cui dovrò trovare il modo di ritornare a questo orario qui. Andrew 606, ciao Roby, Adriano ciao, buongiorno ragazzi, finalmente torno a seguirvi, per me il pomeriggio è impossibile, molto bene, mi hai convinto a tornare a questo orario. Mimmo Di Blasio, ciao Roby, anche per me prima volta live, grande Mimmo. Papo, grande Papo, sempre presente, ti seguo sempre mentre guido, no, sta attento, santo Dio Papo. Infatti quell'astronave mi ricorda l'altra astronave della ribellione, esattamente la Nebulon 5. Abbiamo anche Gigi, nella scatola della miniatura c'è il logo imperiale, se fosse del primo ordine avrebbe il suo logo, molto strano. Bravo Gigi, io l'ho trovata all'ultimo, per cui bravo te che hai fatto già un'analisi un po' più dettagliata, torniamo. E logo imperiale, nella scatola, scusami, hai ragione,
Nella scatola c'è il logo imperiale. Vediamo un po'. Cast. C'è un sacco di nomi, tra l'altro. Imperial Park. Attenzione, attenzione, Imperial Park è molto interessante. Però Gigi, il mio dubbio è che Armada abbia queste due fazioni, no? Per cui Armada ha iniziato con i set imperiali e i set della ribellione, perché riguardava gli eventi della trilogia classica. Per cui uno, questo mi sa da concept, per cui magari non sarà nemmeno la scatola definitiva. Due, potrebbe essere che vanno avanti con questa cosa, per cui tu aggiorni le navi, è un gioco un po', logicamente non segue un canone, per cui tu fai parte del cattivo e buono, un po' come gli scacchi bianchi e neri, non so come spiegarlo. Per cui potrebbe anche essere un logo significativo per delimitare i cattivi dai buoni. Ecco, mi immagino questa cosa qui, però insomma, vediamo. Poi, allora, secondo me tutti e tre i film doveva farli J.J. Abrams per un senso di continuità, anche un po' di coerenza. Io sono d'accordo con te, sono molto d'accordo con te. Secondo me si sono fatti prendere dalla fretta, non so perché, ma si sono fatti prendere dalla fretta. E credo che Rian Johnson non abbia, cioè, ragazzi, parliamo comunque di produzione da centinaia di milioni di dollari, per cui parliamo di tanta roba, di macchine che si muovono, che fanno girare milioni e milioni e milioni di dollari. Mi rendo conto gli errori, mi rendo conto le critiche di Rian Johnson, come sapete, non mi nascondo per questa cosa qua. Però si è anche più detto spesso e volentieri che Ryan ha parlato con JJ, ok? Per cui secondo me ha stravolto quello che noi pensavamo che JJ volesse fare, ma io sono convinto che loro due abbiano stabilito comunque un piano, ok? Noi abbiamo questo brutto difetto di fasciarsi la testa, di mandare a fare in culo tutto, di criticare i film guardando un trailer che dura 80 secondi. Sono assurdità, continuano a essere assurdità, mi ci metto in mezzo anch'io, però è difficile che Rian Johnson ne abbia detto no, io faccio il cazzo che mi pare. Per cui secondo me comunque avrà una sua continuità. E tra l'altro, io quello che critico, che ho sempre criticato di episodio 8, non è la storia, non è l'idea, non è nemmeno tanto quello che succede a livello narrativo, Kylo che uccide Snoke, il primo ordine che dà la caccia alla resistenza che combatte fino all'ultimo, Rey che si addestra. Cioè, se io leggo una storia, la base, no? Il trafiletto che trovavamo su TV sulle sganzoni di 4-5 righe, o su Telepiù, o vedetela voi, su TV lì, Settimana TV, la storia ci sta, nel complesso ci sta, quello che critico io è ben altro. E sono cose molto meno tecniche, sono cose che mi hanno sminchiato, ma che riguardano la tecnica di come mettere in scena certe cose, non la storia in sé. Per cui io credo che loro due sappiano quello che fanno e che questo non sia poi così. Sicuramente tutto quello che magari per loro, o vedendo, leggendo, capendo che lo stile, la messa in scena di Rian Johnson ha fatto incazzare una parte che comunque sempre forse sarebbe da vedere, la parte minima dei fan, magari ha detto vabbè, senti, la storia Rian continua con quella con cui ci siamo messi d'accordo, però lo stile lo cambierò, magari sarà un po' meno demenziale, cercherò di farlo in maniera un po' più strutturata, cercherò di non fare cagate come hai scelto tu di mettere in scena, è tutto un altro discorso, per cui, boh. Ma alla grandissima, ma sono convinto che a livello narrativo loro non siano così sprovveduti, per cui magari era già, perché ribadisco, questa cosa di Cairo che gli dici tu ti hanno venduta la casta del cane, se voi ci avete creduto, bravi, ma io non ci ho creduto un secondo, ma è troppo aperta come cosa, puoi scegliere qualsiasi delle strade, ma è troppo aperta come cosa, dai, è un'assurdità. Comunque, Obi-Wan Kijiji, stai parlando delle ali dell'X-Wing, temo nel senso non vero della parola, però secondo me le ali dell'X-Wing o in questo caso sono state smontate, perché o era stato appena appoggiato, che non è una foto di scena in realtà, oppure sono state aggiunte in CGI, perché magari è proprio un momento in cui le ali si piegano, eccetera, eccetera, non lo so, dico cazzate.
si aprono, boh, vediamo. Però mi viene da dire che sia proprio un discorso di montaggio o smontaggio del prop. Per certe cose mi sembra ancora abbastanza grezzo, anche il buco del droid, vabbè che è lontano, non ha neanche senso. Poi, bravo Davide Strai, perché già qualcun altro, il grande Bissius, me l'ha fatto notare questa cosa. Io sono 13:31, perfetto, manco una mezz'oretta. Allora, bravissimo. A me, anche Antonio, molti mi dicono: ma no, ma è impossibile che facciano sta cagata. È impossibile che facciano sta cagata. Vuoi che facciano The Mandalorian su Netflix? Ma è impossibile, proprio. Boh, questa cosa però potrebbe anche essere spiegata che Netflix, cioè non è che, a parte il fatto che Disney Plus non ha ancora aperto, devo guardare qua, non i vostri commenti, Disney Plus non ha ancora aperto, per cui sicuramente ci saranno dei contratti aperti, per cui dicono: ok, magari l'hanno firmati ancora prima di lanciare Disney Plus, no? Vi lascio le proprietà Disney, le proprietà Lucasfilm, avete questa possibilità di metterle in onda, di metterle online, di caricarle per 4 anni. Magari il quarto anno è quest'altro anno, no? Però magari in questo contratto c'è scritto non per gli Stati Uniti, per il resto del mondo. Cioè, sono sempre questioni molto complicate, però non sei il primo che me l'ha fatto notare. Secondo me, vi ricordo che a fine agosto ci sarà il D23 e ci sarà un panel dedicato a Mandalorian, attenzione, o annunceranno l'apertura mondiale di Disney Plus, facendo un passo indietro da quello che avevano detto, o annunceranno veramente, come dite voi, come sostenevo io tempo fa, che arriverà su Netflix o su Infinity, vabbè, è lo stesso discorso, oppure veramente a livello ufficiale vedremo The Mandalorian quest'altro anno. Però siete d'accordo con me quando tutti noi sosteniamo che nel 2019-2020 è inconcepibile che un prodotto di intrattenimento legato al marchio Star Wars venga trasmesso in differita a 6-7 mesi di distanza. Non lo fanno più nemmeno al cinema. Dipende dal film, se è un filmetto magari lo fanno, ma se è un film grosso addirittura spesso esce prima da noi, perché è una cosa che non si può fare, perché hanno capito che alla gente piace andare al cinema. Per cui trasmetterlo in contemporanea mondiale o di qualche giorno di distanza paga, perché la gente lo vuole vedere subito. E fatico a credere seriamente che il 12 novembre non sia disponibile in tutto il mondo, aperto, non in versione pirata, The Mandalorian. A me fa veramente assurdo, non ci posso credere. Del resto mi faccio strano e mi chiedo come mai loro hanno annunciato che Disney Plus in Italia arriverà nel 2020. Per cui o devono fare un passo indietro grosso e dire: no, scusate, ci siamo sbagliati, uscirà tutto il mondo, e questo sarà breve, può essere solo al D23 o qualche mesetto dopo, qualche settimana dopo, oppure veramente all'interno delle proprietà che Netflix potrà trasmettere, eccetera eccetera, ci sarà anche The Mandalorian. Però anche questo comunque mi fa un po' strano, ammetto che Antonio non ha tutti i torti, fa strano, è una situazione estremamente misteriosa, senza nulla da dire. Io se devo aspettare per dire The Mandalorian lo scarico in tutti i modi possibili. Gigi, occhio a scrivere queste cose, ma è abbastanza inevitabile, io non incito a fare questa cosa qui, però vince la passione, vince la voglia di vedere Star Wars, dai, non si possono aspettare 7 mesi nel 2019 per vedere un qualcosa così legato anche al mondo web, al mondo nerd, alla pop culture, a un tipo di pubblico che vive sul web. È impensabile ed è un'incredibile zappa sui piedi, ma comunque insomma, lo vedremo. Andiamo avanti che c'è ancora una mezz'oretta, c'è ancora un sacco di cose da dire molto interessanti. Allora, c'è una bella novitona, grazie, bam, perfetto, c'è una bella novità interessante all'orizzonte. Oh, qui vedete una piccola collezione di tutti gli home video Star Wars. Per quale motivo? Perché sembra, non è ancora stato annunciato pubblicamente sulla pagina starwars.com, dalla Lucasfilm, dalla Disney, non è stato ancora annunciato, ma sembra che, ed è abbastanza logico, dopo l'uscita di The Rise of Skywalker, finalmente potremo vedere tutta la saga in Ultra HD. Solo e The Last Jedi, gli ultimi prodotti usciti, sono già disponibili con formato Ultra HD, però la trilogia classica, la trilogia prequel, The Force Awakens e Rogue One ancora mancano all'appello.
dopo l'uscita di The Rise of Skywalker usciranno tutti, piano piano, più o meno qualcuno a fine del 2019, qualcuno nella prima metà del 2020, sono molto vaghi, però secondo me parliamo di gennaio, febbraio, ma parliamo di marzo-aprile, sono quasi sicuro al 100% che si usciranno a marzo-aprile dopo l'uscita ufficiale dell'un video di The Rise of Skywalker, usciranno tutti, tutti i formati Ultra HD, ok? Cosa interessante e logica che con l'uscita di tutti i singoli formati uscirà questo mega Star Wars saga 4K collection di tutti i film in teoria. Sono curioso di capire se ci infileranno anche Han Solo e Rogue One, solo Rogue One, sono molto curioso. Comunque ci saranno 9, probabilmente 11 film. Di tutto questo, i fan di vecchia data, i vecchi babbioni, i rompicacchio, quelli con la barba bianca, quelli della mia generazione e di quella prima, sono lì che stanno pregando in greco di poter avere, e ce lo meritiamo ragazzi, Lucasfilm America, we need this, no? Ce lo meritiamo, santo di Dio, che nella versione in 4K Ultra HD di A New Hope ci sia la versione originale del 77, perché ce l'avete già, c'era nel Laserdisc, esiste, per cui please fateci sto gift, ok? Bisogna aspettare aprile 2020, però qualcosa dovremmo già vederlo verso Natale, secondo me sicuramente a Natale usciranno, probabilmente, fammi vedere qua che c'è scritto, no, la trilogia classica arriverà anche questa ad aprile probabilmente, o comunque nella prima metà. Qua si parla dei due nuovi, per cui Rogue One e The Force Awakens, si parla o fine 2019 o metà 2020, The Rise of Skywalker, logicamente parliamo dell'aprile, marzo-aprile del 2020, idem per tutti gli altri. Gli unici due che usciranno prima probabilmente usciranno per Natale, sono le due versioni di Rogue One e The Force Awakens in Ultra HD 4K, per cui insomma, aspettiamo. Oh, questa è la parte più divertente, la parte che mi piace di più, di cui vi volevo parlare, la curiosità, il momento curiosità di Star Wars. Da quando esisto, probabilmente uno dei primi easter eggs di cui mi è stato parlato, è stato quello dell'inserimento di un Millennium Falcon dentro Blade Runner. Io non l'ho mai visto, non ho neanche mai cercato più di tanto, fino a questa settimana qua. L'ho sempre saputo, in realtà ho visto qualche sagoma, ho capito, ma non è mai stato così chiaro. Per cui diciamo che è una di quelle cose che non ho mai voluto approfondire perché è rimasto un po' lì nella leggenda. Ok. Finalmente, per merito di Covid Zombie, Alessandro Randi, con cui ci sentiamo spesso in un gruppo dedicato ai nerdaccioni vecchi ravennati barra romagnoli, l'altro giorno lui è un mega super fan di Blade Runner, come lo posso essere io di Star Wars, per cui spesso se lo riguardo e spesso scava. Lui invece gli era scappata questa cosa, non la sapeva, per cui recentemente mi ha detto: oh cazzo, non sapevo ci fosse il Falcon dentro Blade Runner. Però mi ha fatto subito vedere una foto, che dopo vi faccio vedere così arrivo gradualmente, in cui si vede da Dio, cosa che io non avevo mai visto, perché questa foto deriva da un documentario che io probabilmente non ho visto, un vecchio Dietro le Quinte. E da lì allora ho detto: beh, buona, ho cominciato a scavare e ho scoperto alcune cose che adesso voglio condividere con voi. Allora, questa vi faccio capire perché non è mai stato chiaro la scoperta di questo Falcon. Ok, perfetto, ci siamo, no? Farò anche l'articolo per chi ci segue in podcast, a breve farò uscire l'articolo su Kessel Run, abbiate pazienza, ma è un periodo comunque molto impegnativo. Extra nerd. Allora, in questa foto qui non si vede praticamente un cazzo, non so se si vede il cursore o meno, però non si travede nulla, si vede questo palazzo casuale in mezzo ad altri palazzi, eccetera eccetera. Qui cominciamo a vedere una forma un po' particolare, cominciamo a vedere una sorta di triangolo conone con tutte le luci. Qui cominciamo a vedere qualcosina di un po' più chiaro. Qui lo vediamo ancora meglio e qua in basso a sinistra c'è un buco che non ci torna. Ok? Perfetto. Tra l'altro qua c'è anche, sembra che ci sia la cabina sulla destra. Ok. Questo qui nei fotogrammi era la cosa che avevo visto di più, ma che non avevo mai visto in maniera definita. Vedevo sì questa sagoma, ma comunque tutto buio con tutte queste, in basso, parlo di quello in basso, con tutte queste lucine.
Questo che vedete qui, vedete in questo screenshot un po' più iconico, qui c'è lo spinner che vola, qui c'è questa cosa, questo palazzo come referenza, perché queste sono le cose che si vedono bene, e dietro appunto c'è la sagoma del falco. Ma non si vede bene se non per uno dei pozzetti, vi ricordate uno dei pozzetti? Ok. Questa è lo screenshot, un momento prima, dove qua è illuminato e qui cominciamo a distinguerlo bene, vedete? Questo è stratosferico, mi mando giù di testa. Questi sono i quattro pozzetti, questa è la mandibola, come viene chiamata del Millennium Falcon, e questo in teoria sarebbe il passaggio del Falcon. Ma la cosa più figa in assoluto, e che a me è magasato in maniera stratosferica, è che questo pezzo, cioè il pezzo che non era altro che una scocca di un falco probabilmente scartato per le riprese, perché l'originale, da quello che so, l'hanno mantenuto, ma sapete che quando fanno i film, quando soprattutto fanno dei modelli, ne fanno più copie a seconda dell'utilizzo, lo devono distruggere per i primi piani, per i piani lunghi, addirittura credo che per il falco ne abbiano fatto anche una misura come una moneta per un'inquadratura dell'impero colpisce ancora, per cui fanno diverse versioni di falco, per cui ci sta che abbiano utilizzato delle scocche di falco, degli stampi del falco che non sono neanche stati utilizzati per ripreso. Questo, cioè il pezzo che è stato utilizzato per fare il basamento del palazzo, è stato venduto all'asta ed è qui. E io vado giù di testa queste cose. Voi non potete capirle quando io impazzisco. Questo è il palazzo, vedete che qua c'è il buco, che sono esattamente due buchi in cui, vedete, non era il cockpit, in cui venivano posizionati, qui c'era il cockpit e qui c'era il canale dove poi nel Lego c'era il pod per sfuggire. E questo qui altro non è, modificato, logicamente qui è stato tutto cambiato, eccetera, eccetera, ma come potete riconoscere benissimo che è una scocca di un falcon utilizzato per fare il palazzo di Blade Runner. Cosa interessante, però qui non ve l'ho messo, che c'è anche il dietro, in questa immagine qui, dove si vedono tutte le fibre ottiche per fare le finestre del palazzone. Ecco, prezzo di partenza stimato, in realtà c'era prezzo stimato della vendita di questo oggetto, perché quando l'ho visto ho detto, oh, quasi quasi, voglio vedere. In realtà è stato venduto nel 2017, non ho trovato dati sul costo con cui è stato venduto, ma ho trovato più o meno la cifra con cui doveva essere venduto, cioè dalle 10.000 alle 15.000 sterline. Tanta roba. Qui vedete anche l'immagine di Prop Store, Hollywood Prop Store mi sembra, insomma, cercate sto sito perché c'è da perdere veramente la testa, soprattutto se siete dei fan del cinema principale. Esatto, vediamo un po', eccoci qua. Allora, perfetto, ovvio anche Gigi, devo aspettare per vedere Mandalorian, devi fare la Robby Cut di TLJ in 4K, ma anche no, bravo anch'io, sono perso la versione originale, vai di bonifico Robby, no, 10-15 mila sterle, sarebbe stato molto figo, però se dovessi spendere quei soldi lì sarei molto indeciso se comprare una, cominciare a tenere da parte per una DeLorean allestita di tutto il futuro, o in effetti un pezzo così da museo non è, è tantissima roba. Ma in realtà non ricordavo di averne parlato di questo dettaglio, forse si era parlato così un po' degli easter egg in generale del mondo Star Wars, perché comunque questo è veramente il primo easter egg di cui io ricordo, proprio ti parlo di quando ero giovane, di quando c'erano questi documentari di qualcuno che disse proprio, pensate che il Millennium Falcon è stato utilizzato anche per le riprese di Blade Runner, per cui è veramente il primo di cui ricordo, però non so se non ne avevo parlato, avevo fatto una puntata in cui parlavo di questi easter eggs, di queste citazioni diverse, insomma, però insomma vederlo lì mi aveva fatto specie, sapere che c'è proprio quel pezzo lì mi ha gasato infinitamente. Ok, fa molto Brothers questa cosa, no? Vabbè, ok. Per cui, allora, direi che abbiamo finito, torniamo all'immaginone, sono le 13.44, finisco un pelo prima perché adesso non ho altro di cui parlare, così posso approfittarne e andare a mangiare, sempre che non abbiate qualcosa da chiedere, forse quando eri stata alla conferenza che spiegava la nascita del Falcon. Può darsi, forse l'avevo aggiunto io, ci sta, potrebbe essere. No, sì, ti stai riferendo del Falcon piccolo come una moneta? Sì, esatto, bravissimo, proprio quello. Del discorso di Blade Runner, secondo me no, non ricordo questa connessione, ma sai,
vado un po' alla cazzo di cane. Per cui, se c'è qualcosa che vi interessa ancora, chiacchierare, parlare, eccetera, eccetera, sono ben disposto, sono qui ancora una decina di minuti. Altrimenti direi che chiudiamo e ci vediamo mercoledì. Non lo so quando ci vediamo, restate sintonizzati, tanto ve lo dirò, perché devo trovare di nuovo la locazione e il giorno giusto per potervi, per poter organizzare questa cosa qui, e mi verrebbe da dire quasi quasi che il venerdì potrebbe essere una giornata prima del weekend. Faccio un po' di stacco dagli altri miei format, tranne la mattina, per cui insomma potrebbe essere, vediamo se riesco a farlo, ok? Bene ragazzi, ve lo do nel saluto, la DeLorean merita, lo so magari, è arrivato Piero con chiedermi sto Cobra Kai, no, Cobra Kai ancora no, sto aspettando, ancora no, aspetto, ho troppa roba dietro e Cobra Kai voglio aspettare un po'. Bene, raga, ve lo do il saluto, saluto anche Piero che scassa sempre i maroni con questa cosa di Cobra Kai. Ci vediamo la settimana prossima, mi raccomando, se volete recuperare, se volete spammare questa cosa sia in versione audio, andate sul discorso podcast, spreaker.com, Spotify, iTunes o leganerd.com/podcast, oppure se volete rivedervelo andatelo a cercare nel nostro canale Twitch, così ve lo cercate, potete vedere i nostri format, rimane comunque sempre lì. Un salutone, grazie mille, che la forza sia con voi, mi raccomando, buon weekend, riposatevi che tanto oggi è venerdì. Cosa, come? Non hai mai sentito nominare il Millennium Falcon? Veramente no. È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 anni.